Buongiorno a tutti, eh, bentrovati. Eh, prosegue oggi il road show sulle smart city, eh, che si tratta di eh, un tour congiunto che eh, Tim eh, sta facendo insieme ad Anci, che ringraziamo per l'ospitalità di questa tappa eh, romana, eh, un tour dedicato a, eh, come dire, porre risalto, dare... Uh, la dovuta importanza al ruolo che uh, le tecnologie più innovative possono offrire alle ai singoli comuni e eh, chiaramente a tutta la comunità, a tutti i cittadini. Eh, il contributo che eh, viene offerto è chiaramente eh, relativo alla possibilità di avere eh, città più sostenibili, più vivibili, eh, più sicure e eh, ovviamente eh, contribuendo sensibilmente alla valorizzazione del patrimonio culturale che sappiamo essere il fiore archiello del nostro paese. Le tecnologie innovative contribuiscono ovviamente anche al raggiungimento degli obiettivi sfidanti del piano nazionale di ripresa e resilienza, eh, di cui sappiamo bene gli amministratori locali sono attuatori e eh, ovviamente in questo alveo il team eh, che da sempre eh, collabora sia con le realtà nazionali ma ancora più con quelle eh, territoriali eh, offre la sua disponibilità e mette a disposizione eh, tecnologie. Eh, innovative, sia chiaramente quelle che in questo momento sono già a nostra disposizione, ma stiamo lavorando su tutte quelle eh, anche future, che a breve metteremo ulteriormente in pista. Eh, la collaborazione con ANCI, Anci è ovviamente eh, fondamentale perché ANCI, come sapete tutti, è eh, il, il trade union tra le esigenze eh, che si muovono dalle realtà territoriali e ovviamente le strategie nazionali. Eh, oltre a questo ruolo fondamentale, ha chiaramente eh, un attività fattiva concreta di collaborazione di fluidificatore nei rapporti anche con, con le imprese ehm, a questo punto lancio anche il fatto che eh, ovviamente questa è una tappa del tour e a breve avremo altre eh, quattro tappe in quattro regioni con un focus dedicato ai piccoli comuni quindi dalle grandi città dove siamo stati fino ad oggi ci sposteremo verso anche i piccoli eh, comuni a questo punto io non voglio sottrarre eh, altro tempo e lascerei la parola a stefano locatelli vicepresidente di anci grazie buongiorno buongiorno a tutti e... Ti porto i saluti ovviamente del presidente De Caro che causa concomitante evento non può essere presente però cercherò di, di spiegare io un paio, un paio di cose dell'importanza di, di questo incontro di quello di oggi, di quelli che ci sono stati e di quelli che ci saranno è sicuramente significativo oggi ospitare nella sede dell'ANCI eh, un evento così importante, che riporta all'attenzione dei sindaci e degli amministratori locali temi centrali per imprimere sviluppo e accessibilità ai territori e per generare nuove opportunità per i cittadini e per il Paese. Sono, sono temi che sono stati al centro comunque del tour che è stato fatto finora, che ha visto nei mesi scorsi eh, Team Enterprise e Lanci per correre insieme l'Italia da nord a sud, appunto, per mostrare come l'innovazione al servizio della pubblica amministrazione locale è. Eh, può accelerare lo sviluppo di città sostenibili e intelligenti ed evidenziarne l'impatto sulla qualità della vita dei cittadini. Perché per chi non lo sapesse, l'ANCI comunque è un'associazione che raggruppa tu tutti i comuni d'Italia. Eh, ci sono sensibilità politiche diverse, ognuno ha la sua idea politica, però ci accomuna una cosa tra le tante, ovvero che il nostro obiettivo, quello di tutti quanti quelli che si impegnano nella vita amministrativa, è migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. Il covid cosa ha fatto? Il covid ci ha messi di fronte a quello che forse tanti non volevano vedere, ovvero l'importanza della tecnologia nella vita quotidiana di ognuno. Con il covid lasciando perdere il lato negativo, abbiamo avuto il lato positivo dello smart working e della e un altro lato negativo, però la carenza da parte dei comuni di una serie eh, di servizi, che diventavano ormai sono diventati ormai eh, quotidiani, esigenti. Digitalizzare, infatti, non significa solo colmare il divario digitale a livello infrastrutturale che caratterizza i nostri comuni e che stiamo provando a recuperare anche grazie ai fondi del PNRR, come è stato detto poco fa, fino a raggiungere i territori più periferici, perché è importante raggiungere i territori periferici. Infatti, eh, dopo questa tappa romana. Si andrà anche in piccoli comuni, come è stato detto, perché? Perché ricordo sempre e non mi smetterò e non smetterò mai di, eh, di ripeterlo, che l'Italia è l'Italia dei piccoli comuni, ci sono grandi città, ma ci sono tantissimi piccoli comuni che hanno più bisogno rispetto ad altri. Ho fatto poco fa un esempio: eh, la scorsa estate un sindaco di un piccolo comune mi ha detto: eh, Non riuscite a darci una mano, perché vogliamo digitalizzare un sito archeologico piccolo nel nostro piccolo comune, dove mancano i fondi. Quindi. Mancano i fondi, manca la tecnologia. Quello che è necessario oggi, è sempre più necessario, appunto questa collaborazione tra i comuni, quindi tra la parte pubblica e il privato. Una volta era visto il, il privato come quello che voleva guadagnare e basta. Oggi invece il servizio che svolgono tante società, in questo caso team, è fondamentale per i comuni perché? Perché dobbiamo andare a colmare quel gap che c'è tra. Lo sviluppo tecnologico che c'è stato negli ultimi 30 anni, che è stato velocissimo, se pensiamo, cioè io ho 40 anni, quando avevo 16 anni ho avuto il mio primo cellulare e a malapena riuscivo a scrivere messaggi di 160 caratteri, oggi videochiami dall'altra parte del mondo in tempo reale. Capiamo che c'è stato uno sviluppo tecnologico enorme e già mentre stiamo parlando con l'intelligenza artificiale e tutto il resto siamo già oltre i comuni, le amministrazioni locali, ai noi non sono state al passo coi tempi. Non c'è colpa, non è colpa di qualcuno, semplicemente oggi però siamo consci di questa cosa e per colmare questo gap è fondamentale la collaborazione, appunto, tra i comuni, le amministrazioni locali che hanno anche il coraggio di dire "Sì, noi non abbiamo personale adeguato, non abbiamo personale abbastanza preparato", perché perché comunque eh, ci sono degli studi specifici da fare, ci sono una serie di percorsi da fare che il privato riesce a garantire. Quindi questo connubio, pubblico-privato, è sicuramente non solo il futuro, ma è anche il presente. Presente, siamo qui oggi appunto per parlare di quello. E per questo motivo Lancia ha promosso e affiancato il percorso di team per fornire ai comuni strumenti di valutazione che consentano agli amministratori pubblici di assumere decisioni efficaci in grado di generare valore e opportunità. Se pensiamo anche solo eh, che ne so, ad esempio al, ai flussi del traffico, ai controlli eh, ma anche i controlli della videosorveglianza, tutte quelle cose che senza però una gestione, cioè un conto è tu tu monti 100 telecamere tutto il territorio, se però non le sai gestire, quelle telecamere capisci che è un problema. Tu puoi dire eh, vorrei dare dei servizi ai cittadini, se però nessuno sa immettere i dati in modo corretto o eh, dare certificati digitalmente eh, validi all'utente, capite che dobbiamo quindi colmare questo gap. Eh, gli eventi prima della tappa di oggi a Roma hanno interessato i comuni di Milano, Bari, Catania, Napoli e Padova e sono stati occasione per sottolineare l'impegno di Tim e di Anci per rendere gli spazi urbani più vivibili, sostenibili e sicuri e in grado di valorizzare, grazie alle nuove tecnologie, anche il ricco patrimonio culturale e artistico. che è quello che dicevo poco fa. Eh, se ci pensiamo oggi... Non me ne vogliono le guide turistiche, ma tu vedi sempre più giovani, sempre più persone che girano le città da sole, senza bisogno di, di una guida, perché la guida ormai è digitale. Perché tu vai in qualunque posto, c'è un QR code e grazie a quello tu riesci ad avere accesso a tutte le informazioni che nemmeno la persona più preparata del mondo potrebbe sapere in quel momento. Quindi abbiamo fatto passi da gigante e noi siamo a fianco, appunto, grazie anche a team, a tutte le amministrazioni che vorranno intraprendere questo tipo di eh, percorso. E come ho detto poco fa, poi chiudo: fondamentale in questo senso è la sinergia tra pubblico e privato e la crescita dell'utilizzo dello strumento del partenariato strategico per progettare e realizzare interventi a forte tasso di innovazione, come de diventa decisivo trovare un equilibrio fra la necessità di una forte regia pubblica, perché anche qui è importante che la regia resti pubblica, e le opportunità offerte da forme di partenariato con il privato. PNRR, come sapete, eh, dà un sacco di soldi anche in questa direzione. Non mi dilungo oltre, noi cercheremo di fare la nostra parte e di cogliere queste opportunità che il privato ci, ci mette a disposizione e appunto faremo la nostra parte per coinvolgere sempre più comuni e andare sempre più nella direzione di avere sì città smart, città eh, sostenibili, ma anche che restino vivibili. Grazie e buona giornata e buon lavoro. Grazie mille al vicepresidente e assolutamente molto molto importante la partnership ci crediamo tantissimo eh, perché come giustamente ha sottolineato il motore eh, proprio per consentire al nostro paese quindi partendo dalle piccole realtà dai comuni eh, e quindi garantire al nostro paese di competere con gli altri, sicuramente queste partnership sono fondamentali. Eh, a questo punto lascerei la parola a Stefano Viaggiotti, vicepresidente ANCI Lazio e sindaco di Valentano. Grazie. Grazie, grazie mille. Noi naturalmente, come ANCI Lazio non possiamo che ringraziare ANCI per l'ospitalità, il presidente Regalo, Stefano Catelli, per questa bellissima occasione di confronto e condivisione su un tema che riteniamo assolutamente eh, strategico. Nel rappresentare i saluti del presidente De Caro, eh, Ancilazio tiene a sottolineare l'importanza e la rilevanza che le opportunità di, pubblico, di partenariato pubblico privato possono effettivamente consentire oggi ai comuni di tutta Italia, ma in particolar modo noi ci riferiamo ai comuni laziali. Uh, di svolgere in maniera sempre più efficace quella serie di uh, attività necessarie per produrre valorizzazione, fruizione, migliorare l'accessibilità della parte dei nostri delle nostre comunità ai servizi uh, ai servizi pubblici diceva bene il vicepresidente di Anci poco fa quando sottolineava come il covid abbia accelerato in maniera significativa questo processo di digitalizzazione che per tanto tempo le pubbliche amministrazioni avevano in qualche modo eh, trascurato, non certo per eh, mancata sensibilità a una tematica in divenire, ma per problemi strutturali per cui la pandemia oggi ha richiesto invece di essere affrontati con strumenti specifici, strumenti che Rimandano al tema della Smart City, delle città intelligenti, che sono temi che in qualche modo già avevamo affrontato nei decenni precedenti, ma sempre attinenti il patrimonio materiale della pubblica amministrazione. Invece, noi oggi abbiamo effettivamente scoperto, anche grazie alle opportunità sfidanti, come si c'è il PNRR, come il patrimonio immateriale possa divenire veicolo di eh, significativa. Salutiamo il Sindaco Nerdella che. Che ci ha appena raggiunto, <ride> veicolo di eh, straordinaria rilevanza per eh, i nostri cittadini, il comune di Cerveteri. È, è ad esempio un uh, pioniere in questo senso nel valorizzare quello del suo patrimonio storico culturale. Lanza proprio ieri ribatteva la notizia di come il comune di Viterbo abbia provveduto da poco a digitalizzare e rendere fruibile in maniera tridimensionale i beni storici della sua parte medievale. Il comune di Bagnoreggio, con la sua straordinaria civita, che racconta in maniera uh, straordinaria l'evoluzione dei calanchi nel suo territorio. Il comune di Firenze è stato pioniere con un master plan addirittura per la smart city. In questo senso, ecco, a dimostrazione di come i comuni sono assolutamente attenti e sensibili a questa sfida, sfida che vogliamo affrontare e vincere, la possiamo fare con Team Enterprise e con tutti quei soggetti quegli stakeholder che effettivamente ci possono mettere nella condizione di superare le criticità che Stefano Locatelli ben anzi anticipava e che rappresentano sicuramente la sfida per una trasformazione di una pubblica amministrazione 3.0 ormai capace di dialogare con i cittadini e valorizzare i propri beni e di fruire, consentire loro la fruizione in maniera sempre più efficace dei propri servizi. Grazie. Grazie mille a Stefano, uh, vicepresidente ANCI Lazio, Stefano Biagiotti. E allora, e dunque, e diciamo che. Eh, Dopo i primi anni in cui la Smart City è stata considerata come, come dire uh, un qualcosa uh, su cui, cui il punto focale era soltanto l'aspetto tecnologico, oggi, finalmente si è parlato infatti del, del boost che uh, ha dato la pandemia all'importanza all del. Tecnologie viste però con un occhio differente, quindi non soltanto come un aspetto meramente tecnologico, ma come un qualcosa di, che è a servizio del cittadino. E quindi quando si parla di Smart City oggi non si parla più di mera innovazione tecnologica nuda e cruda, ma di un qualcosa che assiste il cittadino in ogni sua fase, in ogni suo eh, momento di, di, di vita, e che lo aiuta a migliorare la sua quotidianità. Lo aiuta a migliorare la sua quotidianità a 360 gradi perché abbiamo una mobilità differente, abbiamo una gestione dei rifiuti differente, abbiamo un'efficienza energetica abbiamo una sicurezza molto più puntuale con meccanismi di videosorveglianza di, eh, profondamente intelligenti e questo ovviamente è un, eh, un molto importante come dicevo prima anche in termini di competitività sia tra le singole realtà territoriali ma del nostro paese con, con l'Europa eh, dal 2023 al 2027 secondo gli studi del Grazie. servizio studi di team, le applicazioni eh, smart city basate su 5G, intelligenza artificiale e IoT do, contribuiranno a ridurre eh, il costo del traffico cittadino, quindi grazie alla mobilità intelligente si avrà una riduzione dei costi di 6,5 miliardi di euro. E eh, inoltre eh, avremo una riduzione anche dei costi del trasporto e dei flussi turistici con un impatto sulle emissioni CO2 di circa 650 mila tonnellate in meno quindi avremo una riduzione di questo importo. Quindi questi sono dati che lasciano proprio comprendere qual è la, la grande importanza di questa novità. E quindi a questo punto introdurrei il Dario Nardella, che è coordinatore Anci Città Metropolitane e ovviamente, come a tutti noto il sindaco di Firenze che ha contribuito moltissimo in, ed è andato assolutamente in questa direzione. E quindi io chiederei a Dario eh, qual è... Eh, a suo avviso, diciamo un punto eh, per un equilibrio e quindi una prof più proficua collaborazione tra eh, la regia pubblica e il partenariato pubblico privato? Cioè, come mh, tu vedi e come eh, possiamo migliorare o comunque contribuire ulteriormente? Grazie, grazie, ringrazio <ride> Sabina. Ci rivediamo dopo un po' di anni eh, dopo aver fatto vari progetti insieme anche per Firenze mi fa molto piacere ringrazio ovviamente Anci e tutti gli amici che sono qui e eh, team per questo diciamo workshop con tanti con molti colleghi. Beh allora quando parliamo in effetti di eh, città intelligenti città sostenibili. Credo che dobbiamo partire da un dato eh, è impossibile costruire città intelligenti eh, se il, la sfera pubblica non lavora con quella privata, perché già eh, non sarebbe molto intelligente eh, andare a senso unico. È chiaro che la strategia, l'indirizzo pubblico deve rimanere sempre un punto di riferimento, anche nella cooperazione con il soggetto privato. Il principio è una parola un po' complicata, ma insomma è quello della sussidiarietà. No? Cioè il, eh, il soggetto privato interagisce con le istituzioni pubbliche laddove le istituzioni pubbliche non possono arrivare, ci sono tanti settori dove le istituzioni pubbliche non arrivano. Certamente quando parliamo di tecnologia, parliamo di gestione di banche dati, parliamo di ricerca scientifica, eh, un comune non ha non solo non ha gli strumenti e le risorse, ma spesso non ha neanche le competenze formali per fare questo tipo di lavoro. Il secondo. Un concetto che io in qualche modo, cioè ho appreso in questi anni di governo, è che eh, parlare di eh, smart city, eh, parola piuttosto abusata, significa avere proprio una visione nuova, moderna. Non, non è la somma di tanti singoli settori, no? come le canne di un organo, ma è proprio un modo di vedere la città. E oggi le nuove tecnologie ti consentono di governare la città proprio uh, sfidando la complessità di una città. Quindi una smart city è una città che cambia testa, cambia mentalità. Questo significa lavorare sugli stili di vita dei cittadini, lavorare sulla conversione anche del modello di organizzazione della pubblica amministrazione lavorare su nuovi concetti di modelli produttivi, pensiamo cosa il Covid ha determinato per quel che riguarda il lavoro agile e quindi anche l'impatto che c'è stato dal punto di vista anche proprio dei consumi rispetto alle reti commerciali o anche l'impatto sui consumi energetici o il modo di organizzare la vita quotidiana diversamente dal passato. Significa organizzare la mobilità, smart city significa anche il modo con cui tu gestisci le i temi della, della mobilità. E quando una città è eh, smart, nel senso che mh, abbraccia questa conversione, diventa automaticamente anche sostenibile, con una sola condizione che si, si superi definitivamente anche il digital divide, cioè le città siano davvero pienamente accessibili a tutti e Questa è una grande sfida per le nostre città. Non è solo una questione di generazioni è ovvio, i più, i più giovani hanno più consuetudine no? con gli strumenti digitali, ma è anche un, un tema di eh, formazione eh, culturale, di educazione alle nuove tecnologie, eh, di eh, accessibilità organizzativa, materiale. Eh, questo, oh, questo aspetto. È un aspetto che se non viene affrontato di petto finisce per generare nuove differenze sociali, nuove discriminazioni sociali. E la sfida di ogni città è sempre quella di vincere no? il divario sociale. Allora se una città è intelligente ma non affronta il tema del divario sociale, dell'impatto che la conversione può avere sulle differenze sociali, allora non è sostenibile. E, nel caso di Firenze, noi abbiamo cercato di avere questo approccio, cioè di guardare a come le tecnologie, la transizione digitale può fornire un complesso di attività. Qui abbiamo fatto un elenco dalla gestione delle banche dati alla georeferenziazione di tutto ciò che avviene nella tua città, al governo dei big data e, del, e degli open data, perché appunto il tema dell'accessibilità è come, quanto e quando un individuo, un cittadino può eh, accedere ai, ai dati della sua città. Eh, I rilievi, i rilievi territoriali, l'utilizzo di droni da tanti punti di vista, le immagini satellitari, i rilievi da terra con mezzi, insomma, sono davvero molti diciamo, gli utilizzi che le nuove tecnologie consentono a chi governa la complessità di una, di una città. A titolo esemplificativo, ad esempio, noi abbiamo cominciato a eh, utilizzare le tecnologie sul fronte della sostenibilità ambientale, sulla smart irrigation, investendo su tutte quelle che sono eh, le infrastrutture, come l'uso di sensori di umidità, che sono installati in tutte le aree verdi, capire quando effettivamente c'è da irrigare un giardino, un parco, una quando no. Consideriamo il fatto che oggi le città sempre di più sono messe alla prova con la sfida della, della siccità. Non parliamo di Roma, che è una città che ha da sempre acqua, a, ma, ma possiamo parlare di tantissime altre città che magari non hanno infrastrutture, dighe, eccetera. Oppure il tema del cosiddetto eh, sfruttamento della, della città, del, dell'over-tourism e dei cosiddetti city-user, cioè cittadini che da fuori entrano nella città. Firenze è una città molto eh, frequentata da turisti e lavoratori, noi abbiamo 400.000 abitanti, ma in realtà raddoppiamo la popolazione. Abbiamo 200-250.000 persone che entrano ogni giorno, senza considerare poi i turisti che sono 14 milioni all'anno, divideteli voi e, e il numero ti porta a questo risultato. Allora insieme anche a tanti attori privati, per esempio usiamo meccanismi people counting, cioè studiare i flussi, ne abbiamo parlato proprio con Dottor, eh, dottor schiavo e, e con l'amministratore delegato di team qualche giorno fa a proposito del non solo del conteggio dei flussi turistici ma addirittura di georeferenziale poi non voglio spoilerare troppo eh, quindi dimmi se mi devo fermare georeferenziare i movimenti perché oggi noi possiamo georeferenziare il movimento di una persona con un margine di errore di un metro immaginate le file davanti ai musei un, eh, quindi orientare il visitatore, il turista dicendo guarda non andare ora agli uffizi che la fila dura 10 minuti vai al museo del, dell'opera del Duomo dove invece trovi subito accesso. La georeferenziazione dei flussi turistici no, è, oggi è già utilizzata tutte le piattaforme ai fini commerciali come ben sapete ma noi li possiamo utilizzare proprio per avere una città meglio organizzata è vero Venezia ha la, ha la fortuna Sfortuna, a seconda dei punti di vista, per me è una fortuna, circondata dal mare, quindi è facile applicare il principio della tassa d'ingresso. Firenze, eh, o come tutte le altre città, non è che può mettere i vigili a tutti i mille varchi, se no, facciamo come il film che eh, vi ricordate di Troisi e eh, Benigni, o quelli che col carro arrivano là, Alt Chi siete, quanti siete? Un fiorino, può essere una suggestione, diciamo. Eh. Invece immaginate milioni di persone che entrano in una città. Entrano nel centro storico. Gli arriva un pop-up sul cellulare. Firmata dal sindaco. Sindaco Locatelli. Benvenuto nella mia città. Sono il Sindaco Stefano Locatelli, nella lingua tua, sei polacco, tedesco. Bene, sappi che nella mia città tu hai la possibilità di tutti questi servizi. Connettiti, ovviamente bisogna superare i soliti problemi della privacy, poi si potrebbe fare un altro seminario sul rapporto tra privacy e smart city, ma questa è un'altra questione, e, e, e da lì tu crei una community che può essere quella dei tuoi cittadini, ma può essere anche una community globale. 14 milioni di turisti all'anno facciamo che solo il 30% sono turisti di ritorno, sono un netto di 8 milioni di nuovi contatti della tua community ogni anno lo moltiplichi per dieci anni, un, una città come Firenze può avere una community potenziale di 80 milioni di persone. Cosa significa questo? Significa organizzare bene la tua città, significa anche veicolare e trasmettere i tuoi, i tuoi valori. Poi ci sono altri ambiti su cui eh, l'innovazione diciamo, è, è estremamente utile ed è quello ovviamente della mobilità. Noi abbiamo creato una, abbiamo realizzato una... Smart City Control Room si chiama così, con 82 monitor e una sessantina di postazioni dove abbiamo concentrato tutto il controllo dei servizi, dalla gestione semaforica. Esempio, c'è un corteo? C'è il pullman dell'Inter che viene a giocare contro la Fiorentina con la polizia? Gli fai il... Eh, canale verde, un tempo andava l'operaio sotto il semaforo con la chiavistella, da, tri, e lo fai con un bottone creando corridoi verdi per l'emergenza, per le manifestazioni, per passaggio di cortei, quello che serve. Non solo, tu puoi controllare in tempo reale i semafori in ingresso e uscita dalla città come se fossero dei rubinetti dell'acqua a seconda dei flussi di traffico. Nella Smart City Control Room noi abbiamo anche la sensoristica sull'Arno, sul fiume, Abbiamo la sensoristica sull'ingresso delle auto, abbiamo 120 sensori che ti dicono quante macchine entrano nella ZTL oppure nel, nella città di Firenze, che ti consente anche di capire appunto il livello di inquinamento di traffico. Ma attraverso il meccanismo diciamo, delle porte telematiche, noi abbiamo chiamato Scudo Verde, sperando che il ministro Salvini ce lo autorizzi, perché se non ce lo autorizza Salvini è un casino, non facciamo le multe, ma monitoriamo i veicoli inquinanti. Perché oggi, senza violare le norme sulla privacy, se hai un sistema di, di eh, diciamo abbastanza sofisticato di telesorveglianza, dalla targa risali al veicolo, dal veicolo risali alla tipologia di inquinamento. Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quelli che già oggi non possono circolare li puoi individuare e magari anche, diciamo se proprio serve, multare, ma non è questa la prima finalità. Noi abbiamo bisogno anche di studiare, di monitorare, di capire che tipologie di veicoli girano nella nostra città. E questo, grazie alla tecnologia, come una smart city e come le porte telematiche intorno a una città, è possibile. Ma, e eh, dico le ultime due cose, uno degli aspetti più importanti è, è dare servizi al cittadino, non soltanto conoscere dal nostro punto di vista come funziona la città. E qui è il tema degli open data. Noi abbiamo creato una dashboard con. Eh, i fondi dell'Unione Europea sul progetto Horizon 2020, che consente di eh, dare al cittadino la cognizione di tutti i parcheggi con il sistema predittivo. Cioè io in questa dashboard che ho sul cellulare aperta so stasera alle 19 il parcheggio dell'ospedale di Careggi quanti posti avrà liberi. Sistema predittivo che si basa sugli algoritmi, ovviamente, e su tutti i dati che l'intelligenza artificiale accumula a miliardi e miliardi. Quindi se io oggi devo programmare un viaggio in macchina all'ospedale di Careggi della città perché vado a trovare mia suocera, voglio sapere se lì c'è il posto, il sistema dell'app IF, è questa app che noi abbiamo creato, Open Data, dove ci sono dati sulla mobilità, sui parcheggi e anche sui cantieri in diretta. Ti, ti consente di organizzare il tuo viaggio. È ovvio che ora ci sono grandissime piattaforme, da Waze a molte altre, che ti danno tante informazioni, però qual è il vantaggio competitivo che ha la città? E che è, il, è i dati. Non dimentichiamoci questo. E chiudo, io ho imparato questo aspetto. Open data significa però anche domandarsi in mano a chi sono i dati e in mano a chi sono le infrastrutture. È vero, ci sono tante piattaforme che hanno i dati, ma nessuno come la tua città li conosce nel dettaglio in presa diretta. E questo è un patrimonio straordinario. Un giorno è venuto il capo di Google Culture Institute, il capo di tutto il settore culturale di Google da me. Ha detto, sindaco, le facciamo una grande offerta. Noi mettiamo sulla nostra piattaforma in 3D visitabile virtuale tutti i vostri monumenti, palazzi. Tra eh, a zero euro, un'opportunità straordinaria che le consente di far conoscere la città, eccetera, eccetera. Alla fine della riunione io ho detto sì, ma qual è la condizione per questo grande regalo? Facciamo un contratto, ci dà l'esclusiva per gestire le vostre informazioni, tutte le foto, le immagini, i vostri palazzi, Palazzo Vecchio, Palazzo Strozzi, Palazzo Medici Riccardi, Palazzo eh, Tornabuoni, Palazzo D'Avanza a Tutti per dieci anni. Voi non spendete niente e noi poi, ovviamente, facciamo le ci pare. Lì meno male, c'avevo un bravo consigliere, capito il meccanismo. No, grazie, ci vediamo la prossima volta. Io non ti do i dati della mia città. Quindi dobbiamo essere consapevoli dell'importanza di essere proprietari dei propri dati anche quando negoziamo con i privati. E eh, seconda cosa, delle infrastrutture. Per esempio. Abbiamo investito, non tutte le città lo possono fare, quelle grandi lo possono fare, sulla fibra ottica abbiamo fatto una società nostra in house, si chiama Firenze Smart, che ha investito moltissimo sulla fibra ottica. Noi oggi abbiamo una trentina di chilometri, 40 chilometri, di fibra ottica di proprietà del comune. Perché una cosa è quando tu hai un'infrastruttura sottoterra e tu decidi quali cavi e che tipo di servizi far passare dalla tua rete infrastrutturale. Altro è se la tua rete è di proprietà di un altro soggetto. E quando tu, sindaco della tua città, hai bisogno di far passare una serie di informazioni, i dati per andare alle telecamere di videosorveglianza che hanno bisogno della fibra ottica perché, se vuoi avere una immagine dettagliata, eccetera, 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 hai bisogno di un flusso di dati importante, devi chiedere il permesso al privato. E il privato ti dice: Costa tot, vuoi affittare per tot anni nella tua città questa, quest questa infrastruttura? Questo su scala nazionale vale ovviamente per il livello nazionale, ma non entro in queste questioni perché sono delicate, lo so. Però se tu governi una città, essere consapevole del valore dei dati che tu puoi produrre, del valore delle infrastrutture che tu puoi realizzare per gestire quei dati, è molto importante soprattutto se vuoi costruire una community basata proprio sul tema degli open data. Tutti devono poter ac accedere ai dati che tu metti a disposizione della tua città. Comunità. La sfida è bellissima, è straordinaria e io credo, Stefano lo sa perché tante volte abbiamo parlato, che sia importante fare squadra, non solo tra le grandi città metropolitane, ma anche tra le città medie, perché eh, ciò che una città impara la può condividere con tutte le altre. Io ho imparato facendo il presidente EuroCity, l'associazione la sindaci europei, che se copi bene... È molto meglio che sperimentare male qualcosa di un po' così. Copiare bene e, e per le città è, è, un, è, un, è un credo che sia un metodo importante. Se vogliamo sostituire la parola copiare, una parola che è più bella, condividere, meglio ancora. E questa è la forza delle città e anche di associazione come Lancio e coordinamento, coordinamento delle città metropolitane della possibilità di interloquire con soggetti privati con cui possiamo davvero fare accordi quadro, accordi quadro per condividere metodi, strategie e poi calarle nelle singole, nelle singole realtà. Eh, muoversi da soli può dare un vantaggio, ma se ci muoviamo insieme ci dà delle economie di scala, dei vantaggi molto più grandi, come diceva il proverbio africano, da solo vai più veloce, insieme vai più lontano. Grazie. Grazie a Dario. Che devo dire, c'è cioè, proprio trasportati nei meandri dell'innovazione. Quindi abbiamo toccato con mano quello che è tutta l'attività innovativa e il contributo che ai cittadini di Firenze in particolare sta dando questo, eh, la, la, la nuova tecnologia o tutte le novità che abbiamo visto. Grazie veramente perché eh, a volte si sente parlare, però poi quando vediamo che le cose effettivamente sono in pista, sono presenti e già sono a servizio del cittadino. Eh, Molto, uh, è un motivo di grande orgoglio non solo per Firenze ma per tutti. Eh, sono molto d'accordo sul fatto che bisogna lavorare sui cittadini, sull'alfabetizzazione, no? Quindi questo aiuta e certamente tutti questi nuovi modelli aiutano anche il cittadino ad alfabetizzarsi perché ehm, nella quotidianità vivono l'innovazione senza rendersene conto. Quindi in automatico si eh, sono pronti alle, alla digitalizzazione. Eh, ora lancerei un video dedicato proprio al tema delle smart city. Non so se è pronto. Eccoci. E, e a questo punto è arrivato il momento di eh, dare la parola a chi è a capo del cuore dell'innovazione di Team, di Team Enterprise in particolare, eh, quindi del motore proprio dell'innovazione. Dell eh, diamo la parola a Elio Schiavo che è Chief Enterprise e Innovation Solution Officer di Team. Elio. Grazie Sabina, grazie uh, ad Anci per l'invito, grazie a tutti voi per essere qui, uh, diciamo questo uh, come io dico sempre quando parlo di questa cosa è grazie a Dario soprattutto che è un eccellente ambasciatore uh, perché praticamente de devo dire che c'è molto poco da aggiungere, noi speriamo dopo di presentarvi diciamo una, una demo della nostra piattaforma che purtroppo per ragioni di, 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 con, di connessione con il sistema eh, del webinar a cui stanno assistendo altre persone non riusciremo a, a fare live, però ci stiamo attrezzando per fare una cosa che renderà un po' giustizia a tutte le cose che ha descritto Dario egregiamente, perché insomma, sono, sono contenute esattamente nella nella piattaforma vi faremo vedere. Allora, diciamo, io in tre parole, eh, per essere molto sintetico, perché sono state già dette molte cose, eh, proverò a darvi un po' la, la, la pancia no? su questo evento che noi stiamo portando avanti con Anci in maniera itinerante, questa è l'ottava tappa, ne faremo delle altre, però diciamo, eh, i driver sono diversi, no? fatemi aggiungere al diciamo, fatto che diciamo, questo è un tema che mi è... Eh, tutte le persone che collaborano con me sanno che mi emoziona molto, mi diverte molto, è la cosa, tra, tra le cose più belle e più interessanti che noi facciamo come team enterprise, a questa emozione si aggiunge il fatto che oggi c'è qui con noi anche il sindaco del mio paese, Antonio Sansone, mi ha fatto il regalo di venirci a trovare, eh, questo mi rende molto felice, io sono campano, sono nato in un paese che si chiama Vallo della Lucania e gestito da, da Antonio Sansone. Eh, allora, diciamo, vi, vi do un po' la, la, la pancia. No? Allora, la, la prima cosa che dico sono tre parole. Eh, avete ascoltato con attenzione tutto quello che ha detto Dario Nardella. Le tre parole sono noi facciamo questo, noi facciamo esattamente quello che Dario diceva prima e c'è una ragione per la quale, eh, eh, e ne aggiungo quattro, pensiamo di farlo bene, perché... Noi eh, rappresentiamo tutti e crediamo di essere l'unica piattaforma nel paese a poterlo fare, rappresentiamo tutti gli asset distintivi di cui c'è bisogno per rendere intelligente una città. Quali sono le tre cose che servono? Innovazione tecnologica, molto spinta. Eh, sapete che Team è un'azienda che diciamo da quando voi avevate un telefono in bachelite con, connesso ad un doppino in rame eh, ha messo sempre al servizio del paese tutta la tecnologia di cui disponeva. Oggi siamo molto avanti nella ricerca, stiamo facendo grandi sforzi anche economici e siamo, diciamo, on the edge della tecnologia di questo Paese. Quindi il primo pezzo è tecnologia. Il secondo pezzo è la rete di infrastruttura, cioè diciamo, i dati di cui parlava eh, Dario, che sono il ter la terza componente che noi custodiamo gelosamente, devono viaggiare su un'infrastruttura di rete veloce, perché tutto quello di cui stiamo parlando ha senso solo se c'è un'infrastruttura di rete molto molto capace. Eh, allora, perché sono molto contento di, di parlare eh, dopo Dario? Perché noi stiamo, diciamo, lui ha fatto un po' spoiling delle cose sulle quali eh, stiamo, diciamo, facendo tesoro a valle di riflessioni che loro hanno portato, che sono molto smart, come appunto, termine molto abusato. Eh, però diciamo ci, ci sono dei temi infrastrutturali con i quali noi ci confrontiamo no? ora provo a darvi in sostituzione di Dario un po di dati che abbiamo raccolto in questi giorni perché stiamo lavorando su una migliore copertura del, del centro di Firenze no? Dario diceva prima la nostra è una città che ogni giorno ogni giorno raddoppia le presenze nella città tra residenti e popolazione gravitante. Quindi persone che la visitano, turisti, persone che arrivano a Firenze per altre ragioni. Quindi, eh, Dario, correggimi se sbaglio, è una cosa che passa da 300-320.000 persone a 650.000 persone. Adesso, comunque, diciamo, alle 4 del pomeriggio noi abbiamo misurato per un po' di giorni c'erano 650.000 persone nell'area. Allora questa cosa con che cosa si confronta? Con una serie di legacy del, del nostro paese che sono tutte legittime, cioè Firenze è patrimonio del, dell'UNESCO, c'è un tema di eh, diciamo difesa dei beni eh, culturali, architettonici, insomma ci sono una serie di leggi che, eh, quella che diciamo, regola eh, la eh, possibilità di creare... Delle infrastrutture che non possano danneggiare la bellezza di una città straordinaria come Firenze, credo sia una legge del 1954. Allora, io stamattina, prima di venire qui, ho messo su un Excel le 350.000-400.000 persone che ogni giorno si sommano uh, per farvi capire la difficoltà di, di, di una persona che fa il lavoro che fa Dario e che, fa, che fate tutti voi con i quali io ho una fortissima connessione emotiva, e poi vi spiegherò il perché. Cioè io ho messo su un Excel questo numero e ho detto, cerco su internet qual, era la qual è stata la crescita negli ultimi vent'anni di questo dato anno su anno a Firenze. Questo è un dato che dal 2005 al 2015 cresceva del 3%, poi è passato al 3-5% all'anno e poi ha superato il 4% all'anno. Guardate che il compounded growth di questa cosa è enorme. Allora ho detto metto su un Excel 4% e torno indietro 70 anni, cioè vado alla legge del 1954, ma quanta gente c'era? C'erano 18.000 persone, cioè, cioè è cambiato, cioè la gestione di quelle, delle persone che lavoravano con quella legge era la gestione di 18.000 persone. Dario Nardella oggi ne gestisce 400.000 on top di quelle che governa ogni giorno. Oh, perché vi dicevo la connessione emotiva? No? Perché io credo che c'è cioè, un momento nella vita delle persone in cui si impara molto, che è una cosa che non si smette mai di fare. No? Poi c'è un momento in cui senti, questo un sentimento forte che io ho sentito diciamo, un anno e mezzo fa, quando ho deciso di tornare in Italia dopo vent'anni, che è quello di restituire qualcosa. Al, paese, al tuo paese, no? al, al, al posto dove sei nato, al posto che ha, diciamo, ha fatto sì che tu diventassi quello che sei diventato. E quindi diciamo, io credo che nel mestiere del sindaco la missione di restituire qualcosa al posto che si governa è, è proprio il tema, il sentimento primario più alto. Eh, che cosa, secondo me, fate voi e possiamo fare insieme? Che era un po' il tema della connessione tra pubblico e privato cui faceva riferimento Dario. Cioè io credo che voi siete. Eh, cioè, è come se stesse scrivendo un libro, no? Cioè, in questo libro c'è il capitolo, non so, inclusione e diversità, c'è il capitolo. Eh, devo fare parchi più belli, strade più belle, piste ciclabili più belle, devo creare parcheggi per gli asili, cioè ogni, ogni capitolo di questo libro contiene delle cose che devono migliorare la qualità dei cittadini che noi serviamo. No? Eh, in che capitolo stiamo noi? Noi stiamo nel capitolo dove c'è scritto come vorrei che questa città o questo comune fosse tra dieci anni. Perché? Se noi vogliamo tra cinque anni, tra otto anni, tra dieci anni, fare tutte le cose che Dario ed altri eh, sindaci illuminati hanno già iniziato a fare, queste cose hanno bisogno di molto tempo. Fortunatamente c'è cioè, tanta tecnologia, ci sono anche i fondi, però, diciamo, noi dobbiamo un po' spostare il cervello, no? dobbiamo cambiare un po' il mindset eh, facendo due esercizi. Diciamo, il primo è. Provare a smettere di continuare a fare meglio le stesse cose e provare a fare delle cose un po' diverse, no? anche col rischio, con la consapevolezza che qualche volta andremo a sbattere, che alcune di queste cose non riusciranno bene e che cercheremo di migliorarle. L'altra cosa è capire, diciamo comune per comune, realtà per realtà, quali sono le cose più rilevanti che possiamo valorizzare e quali sono i servizi migliori che possiamo erogare per i cittadini, no? perché questo è un percorso che va dal migliorare monitorare l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, gestire e smaltire meglio i rifiuti, ottimizzare i consumi energetici, eh, migliorare la viabilità pedonale, su acqua, su strada, eh, controllare eh, le code non solo ai musei, ma pure negli ospedali, cioè noi dovremmo essere in condizione in tempo reale di capire se, se ci sono cinque ospedali in una città, se sono tutti saturi nello stesso modo, nello stesso momento, negli stessi reparti, quindi creare dei servizi per il cittadino che in condizioni di emergenza possano fare delle scelte migliori ed evitare di stare sette ore seduti in un pronto soccorso come dei disperati. no? Cioè dobbiamo creare dei sistemi di prevenzione su temi di protezione civile. Cioè noi non siamo in grado, come Team Enterprise, di prevedere se c'è un uragano o un terremoto, però noi siamo in grado in 45 minuti e con 45 minuti di anticipo rispetto a qualsiasi altro fenomeno, di dirvi che succederà in quel posto a valle di quell'evento meteorologico. Cioè Ora, senza voler eh, diciamo, ricordare temi drammatici eh, che diciamo, hanno visto protagonisti nel nostro paese negli ultimi anni, però eh, diciamo, la sensoristica sull'Arno, piuttosto su sul letto di qualsiasi altro fiume, piuttosto che la misurazione della direzione dell'intensità delle piogge, del vento. Cioè ci consente di prevedere un'ora dopo che cosa potrebbe succedere. Quindi banalmente si manda un'allerta alla popolazione e si dice guardate tra un'ora il primo piano di tutte le, le case di queste tre strade saranno alla, salite al primo piano o andate via. Qual è l'altro tema? Decidere quali sono le vie di fuga? Perché diciamo noi dobbiamo concentrare tutti gli sforzi dove c'è la gente e dove c'è gente che ha bisogno. No? Qual è la cosa che eh, diciamo che secondo me è più rilevante eh, delle, delle tre, dei tre asset di cui parlavo prima? Il tema dei dati, no? a cui ha fatto riferimento anche Dario. Cioè noi, eh, vi dico questa cosa senza, non vi voglio spaventare, vi voglio assicurare che noi questa cosa la facciamo gestendo chiaramente tutte le informazioni in modalità anonima chiaramente, però diciamo tutti voi avete un telefono? Uh, questo telefono si collega a delle celle telefoniche. No? Il 40% di queste celle telefoniche sono celle di, di team. Uh, il resto, uh, per il resto, molte di queste celle vanno chiaramente in interconnessione in roaming. Però, diciamo, nella peggiore delle ipotesi, io in tempo reale ogni giorno in qualsiasi strada posto del nostro paese, sono in grado di dirvi una persona su due almeno il 50% delle persone se maschio o femmina eh, se alto o basso di che età qual, qual è l'età da dove viene dove sta andando quanto tempo è stato in un posto quanto tempo si è fermato in, in un altro posto ora perché questa cosa è rilevante perché eh, diciamo eh, Chiaramente no, non è interessante il fatto che ci sia Elio Schiavo in questo palazzo oggi che sta parlando e ci sta un'ora e mezza. Cioè è rilevante il fatto che quando si spostano masse enormi di popolazione noi siamo in grado di misurare cioè, l'intensità di questo fenomeno. Perché banalmente, cioè, se io vi dicessi e eh, sono sicuro che diciamo che... Eh, in, in, cioè il sindaco di Napoli e il sindaco di Milano faccio due esempi a caso. Eh, oggi alle 12:10 non lo sanno. Io in questo momento se apro la mia piattaforma, so quanti tedeschi ci sono a Napoli, quanti inglesi ci sono a Napoli, quanti francesi ci sono a Napoli. Quando sono arrivati, da quanto tempo sono in quel posto. Eh, può sembrare banale, no? Però, diciamo, quello che è rilevante nel, rende, nel rendere intelligente una città è la velocità con la quale tu processi i dati e il fatto che gestisci fenomeni in tempo reale adottando decisioni su dati. Cioè quindi diciamo la direzione di questi fenomeni, le tecnologie applicabili a, diciamo, a tutti i dati che noi processiamo e la velocità sulla quale questa infrastruttura corre è, sono, sono le chiavi più rilevanti. Vi, vi dico una cosa per fare piacere a Dario. Dario lo sa, ma non lo sanno tutti gli altri partecipanti a questa riunione. Oggi il posto nel quale c'è la connettività più veloce del paese è Santa Croce a Firenze. Perché noi abbiamo installato. No, messi d'accordo, eh, <ride> questo show, per fare questo show, diciamo. No, no, proprio. No, no, ma proprio, diciamo, proprio il... il, il eh... No, no, no perché, noi perché noi abbiamo creato, diciamo, all'interno di Santa Croce la possibilità, in realtà aumentata, in realtà virtuale, di accedere a dei contenuti, c'è cioè quindi un turista che è già di Santa Croce, può indossare dei visori che forniamo noi e può accedere... A, delle, a, a dei contenuti che a occhio nudo non si possono vedere o può navigare eh, all'interno del convento francescano in modalità virtuale con dei contenuti che noi insieme a Santa Croce abbiamo prodotto. Per fare questa cosa, per, diciamo, per dare questa esperienza in tempo reale che è unica nel paese, noi abbiamo installato due ripetitori 5G con latenza bassissima e con una banda ultra veloce, cioè è la cosa più sofisticata. Che c'è in questo momento in Italia. Però, se andate in Santa Croce e vi sfido, sono disposto a pagare una cena a tutti quanti voi. Voi questi due ripetitori non li vedrete perché quello che noi dobbiamo provare a far digerire anche a, diciamo, a chi poi gestisce queste cose. È che oggi la tecnologia è molto meno invasiva di prima. No? Prima per, per fare una cosa come quella che abbiamo fatto a Santa Croce ci vuole un'antenna di 50 metri messa, che è una cosa che sarebbe stata impossibile. Noi oggi possiamo mettere un ripetitore di segnale telefonico che copre un'area molto nell'insegna di un bar, cioè dietro il vetro di un'insegna di un bar, e quindi è una cosa totalmente, come si dice in gergo, camuffata. Eh, diciamo, noi stiamo lavorando su tutte queste cose perché sentiamo forte il dovere di partecipare a questo processo di digitalizzazione del paese, che, diciamo, che è un paese che per ragioni che diciamo, non dipendono da nessuno di noi è un po' più indietro rispetto al resto del, de, dell'Europa, eh, però che eh, mi pare ha acquisito la consapevolezza che eh, diciamo, dobbiamo iniziare a correre tutti insieme. Eh, io sento, come dice, Dario diceva prima, questo tema delle smart city è un po' abusato ed è vero, eh, c'è un'altra un parola della quale facciamo molto uso, eh, che, della, la cui chiarezza per me non è proprio cristallina, che è il tema fare sistema, no? No, diciamo sempre qua dobbiamo fare sistema, dobbiamo, si capisce bene come dobbiamo fare questo sistema, però secondo me cioè, la parola sistema è legata a un'altra parola, ascolto. Cioè secondo me fare sistema parte dall'ascoltare, dall dal capire i bisogni dei, dei tuoi interlocutori, eh, provare diciamo a, a, ad, ad aiutare quelli che stanno più indietro a chiudere il gap rispetto a quelli che stanno più avanti o a rendere esponenziale eh, la capacità di città come Firenze che su questa cosa, che hanno abbracciato questo messaggio già da tempo e che sono già, come avete visto, molto avanti. Per cui io concludo dicendo che noi ci siamo... Eh, Abbiamo tanta voglia di, diciamo, di, di ascoltare e di capire come possiamo... Eh... Aiutarvi, eh, vi ringraziamo molto per, per essere venuti qui oggi, ma non vi dovete preoccupare che se non venite voi verremo noi, nel senso che noi verremo comune per comune. So che sa dove andiamo e dove ci muoviamo? Sa, verremo <ride> comune per comune eh, perché questa è una cosa che, nella quale noi come Team Enterprise davvero crediamo di poter giocare un ruolo. Da, da grandi protagonisti non facciamo mistero del fatto e ne vorremmo anche cogliere l'opportunità perché diciamo, stiamo investendo molte risorse e molti sforzi però è una cosa che diciamo che credo appassiona tutti e quando vedrete ora la demo di Francesco Meneghetti che è il CEO di Mindicity che è la società che per noi eroga questo. A servizio che eh, diciamo è, sta, è stata acquistata un po' di tempo fa da, da Olivetti, di cui io sono orgogliosamente presidente. Però io do la parola a Francesco perché credo che la demo renda giustizia a quello che ci siamo detti. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Elio, grazie a tutti. Eh, purtroppo, a differenza degli, degli altri momenti che abbiamo condiviso con ANCI, non riusciremo a farvi vedere una demo live, e di questo molto mi dispiaccio, ma eh, ci faremo guidare da una presentazione anche abbastanza animata, quindi riusciremo a supplire bene. Allora, mi collego ad alcuni discorsi che sono stati fatti per dire che quando parliamo di Smart Cities oggi in Italia, eh, non si può non parlare di Telecom Italia, di team. Eh, ha marcato la differenza ormai da tanti anni e quindi per ricollegarmi anche un po' a quello che diceva il sindaco Nardella, è vero, copiare bene è una cosa migliore che fare male, noi però come team abbiamo l'ambizione di farci copiare e eh, crediamo anche di esserci abbastanza riusciti nel eh, guidare il processo di trasformazione delle città italiane. Eh, ricordo a tutti che la prima installazione di Smart Control Room evoluta in Italia l'abbiamo fatta ormai più di sei anni fa noi all'interno della città di Venezia, che è, ha rappresentato un po' il cambio di passo dell'Italia nel mondo delle, delle Smart Cities. Ora io vi farò vedere molto velocemente perché non potrò fare altro, ma è ovvio che siamo a disposizione per approfondire con chiunque voglia farlo. Eh, un po' di ambiti nei quali noi, come la piattaforma Team Urban Genius, che è una piattaforma unica e integrata per la gestione della Urban Intelligence, diciamo, questi sono alcuni, in realtà nemmeno tutti, ma alcuni degli ambiti all'interno dei quali noi crediamo di poter dare molto valore alle città. Li vedete elencati. Eh, io adesso vi farò vedere alcune cose eh, molto velocemente per ognuno di questi ambiti. Eh, parlava prima eh, il sindaco Nardella della eh, capacità di gestire il traffico, della necessità direi più che di gestire il traffico. Bene, e noi questo lo stiamo facendo. Eh, qui state vedendo alcune delle cose che facciamo, quindi gestiamo in modo integrato. Tutte le informazioni che provengono da una città uh, anche evoluta come la città di Milano, Questo, questi che vedete sono tutti casi reali e casi di nostri clienti. Qui vedete un esempio della città di Milano dove noi gestiamo in modo integrato tutti i dati che affluiscono da ogni tipo di fonte informativa, siano sensori della città, siano anche provider di informazioni terze. Vedete in basso a destra un video che ormai è abbastanza solito vedere cose eh, sulle co re di realtà sulla quale l'intelligenza artificiale lavora. Vedete che sono cose molto moderne. Bene, spoiler, quel video lì che vedete eh, ha sei anni. Cioè Telecom Italia ha fatto queste cose che vedete oggi molte volte come una novità, le ha fatte sei anni fa. Eh, non che oggi non servano, servono, ma noi diciamo che oggi siamo un po' più avanti, sempre con la regola del cercare di far sì che noi si sia di ispirazione agli altri. Questa è una gestione di parcheggi intelligente, questo è, è un esempio eh, attivo in questo caso a Venezia, proprio di gestione integrata del parcheggio, quello che diceva il sindaco, avere la possibilità di sapere anche in modo predittivo dove poter andare a parcheggiare. Questa è un'altra delle informazioni che gestiamo abitualmente su Venezia, ci sono delle telecamere intelligenti, dei sensori intelligenti sul ponte della libertà e noi siamo in grado di stimare in modo predittivo, sempre quello che diceva Nardelso, purtroppo voi non riuscite a vederlo perché è coperto da questa finestra che non riesco a chiudere perché non è, è un video in realtà, non è una finestra vera, qui sotto c'è indicato l'andamento dell'occupazione dei parcheggi a Venezia, quelli del, ovviamente di... Piazzale Roma e eh, in modo predittivo noi siamo in grado di andare a dichiarare quando saranno saturi. Un'altra cosa che abbiamo fatto su Venezia e che in questo momento stiamo ragionando per espandere a tutti i porti italiani, in questo caso su Venezia, è ovviamente un'attività fatta sull'interno del Canal Grande, in modo particolare la capacità di predire, vedete che a destra. Avete una rappresentazione? Bene, questo vuol dire poter monitorare in tempo reale. Oggi la città di Venezia è più di quattro anni che monitora in tempo reale tutto il traffico anche acqueo, non solo quello pedonale, ma anche quello pedonale. Questi sono tutti i sensori installati, sono degli screenshot ovviamente, ma sono tutti i sensori installati che monitorano gli ingressi e le uscite dal centro storico, piuttosto che cose che stiamo facendo molto interessanti, in questo caso vedrete una cosa che dovrebbe arrivare sul, da, dalla città di Milano, corretto, la capacità di gestire un indice di sicurezza delle ciclabili. sapete. La città di Milano ma non solo lei ha dei particolari problemi di sicurezza questo è un indice integrato predittivo sulla capacità di leggere in tempo reale la situazione del traffico le tipologie di ciclabili e stimare l'indice di pericolosità delle ciclabili in quel determinato fascia oraria quindi. Una cosa che verrà fatta fra poco è dare indicazioni ai ciclisti dove è meglio che vadano e dove si muovono diciamo più in sicurezza rispetto ad altre aree, cose che cambiano nel nell'arco del giorno, non è uguale le sei di mattina con le tre del pomeriggio. Queste sono cose che stiamo che stiamo facendo. Più la possibilità, per esempio, di eh, proprio calcolare percorsi in tempo reale. io vado. Devo andare veloce, non posso fermarmi troppo. Eh, abbiamo modelli previsionali, quindi la capacità appunto anche per guidare i pedoni, non solo i ciclisti, ma anche per guidare le auto, eh, su come è meglio che si muovano. Grazie a quello che diceva e molto giustamente il sindaco Nardella, noi abbiamo nelle città i dati ben prima che arrivino ad altri infoprovider, ma non solo, ne abbiamo molti di più e questo è un po' l'obiettivo che noi ci siamo posti già molti anni fa e che stiamo conseguendo sempre con maggiore successo. Parlava prima Elio, la protezione del territorio. Oggi c'è bisogno di proteggere i nostri territori, l'Italia è fatta di territori fragili. Bene, noi stiamo facendo tantissimo a riguardo, dalla capacità di monitorare i fenomeni rilevanti, meteo, come diceva prima. Eh, Elio, qua stiamo peraltro inquadrando proprio una delle cose che stiamo facendo eh, sulla, sulla campagna. Ma noi siamo in grado di fare il narrow casting dei fenomeni meteo, ma per poter andare a correlarli con le informazioni che noi come team abbiamo. Perché a noi interessa sì sapere che ci sarà una grande precipitazione in un, in un luogo, ma ci, tocca, cioè, ci interessa di più sapere quante persone magari ci sono in quel momento, in quel luogo o ci saranno fra qualche ora in quel luogo, perché da lì nasce poi la necessità magari di proteggere oltre che i, i territori anche le persone. Questa è una cosa che stiamo facendo in via sperimentale all'interno del comune di Milano ed è credo molto interessante, giusto per farvi capire come le tecnologie possono aiutare, città di Milano, fenomeni accaduti nelle, nei mesi scorsi di eh, caduta alberi. Bene, anche qua. Ca far cadere, cioè ca veder cadere un albero in una determinata zona uh, è importante, ma è più importante sapere che rischio c'è di impatto sulle persone. Bene, noi stiamo applicando tecnologie avanzatissime di fluidodinamica per andare a capire che rischio c'è effettivo che un albero cada, ma lo correliamo alle presenze effettive che ci sono in quella zona o in quel settore in cui l'albero è più o meno probabile cada. Perché riusciamo anche a stimare quanto rischio effettivamente c'è per la popolazione, oltre che per le cose. E, e questo è proprio, lo stiamo facendo, è, vi garantisco, qualcosa di unico, ma non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. E stiamo facendo altre cose, ripeto, eh, non perché ovviamente le stiamo facendo noi, ma perché ogni tanto è bene anche che l'Italia. Non debba vivere sempre questo sentimento di secondarietà tecnologica rispetto ad altri paesi, magari di origine anglosassone, noi siamo i primi ad applicare tecnologie avanzate per il rischio dello tsunami. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo lavorando, peraltro, sono obblighi europei. E anche della protezione civile italiana, tutte le città costiere, e l'Italia è una che ne ha tante di città costiere, devono elaborare un piano di sicurezza per il rischio tsunami. Bene, noi stiamo lavorando ai piani di sicurezza di queste città, ma come lo stiamo facendo? Di nuovo, correlando non solo di per sé, adesso non è questo, è più questo. No, adesso, comunque, qui non ce l'ho comodo ma eh, assomiglia molto a quello che vi sto facendo vedere in questo momento lo corregliamo con le informazioni che ci provengono dalla, pre, dalla rilevazione delle presenze reali perché di nuovo rischio tsunami va bene ma è un conto è che impatti in una spiaggia con magari 3000 persone visto l'orario piuttosto che impatti in quella spiaggia alle 3 di notte dove il rischio è molto più basso e noi stiamo lavorando a questo ma non solo stiamo lavorando come diceva Elio anche a tutti i piani di evacuazione quindi dire ma ok ma se io devo lanciare un allarme evacuazione quanto tempo serve e quali sono le vie di evacuazione migliore. Queste sono cose che noi ovviamente stiamo facendo e credetemi lo stiamo facendo anche con un grandissimo riscontro da parte dei sindaci che finalmente non si sentono abbandonati. A dover lavorare ex post, ma hanno strumenti che gli permettono di lavorare in anticipo, che è quello che ovviamente tutti noi ci auspichiamo di poter fare. Ma lavoriamo anche sui temi di inclusione sociale. Eh, le città e le famose città in 15 minuti. Le città in 15 minuti non sono semplicemente uno slogan, sono un'ambizione che i sindaci hanno, tutti i sindaci hanno, di riuscire a dare in 15 minuti tutti i servizi essenziali alle popolazioni che abitano le loro città. Questo vuol dire permettere di includere i sindaci, no? cioè di, di includere i cittadini all'interno della città. Questi sono degli esempi. Di, della città di Milano, misurata in, eh, nei minutaggi di accesso ai servizi. Vedete che non è una città messa male, tutt'altro, vedete tutta quella zona più o meno verde, vuol dire che Mediamente quello che vedete più verde vuol dire in minori, addirittura in tempi minori dei 15 minuti, quello che vedete con un verde più pallido è, sono i 15 minuti. Quindi è una città che in realtà, adesso in questo caso parliamo di Milano perché è un nostro cliente, eh, ma potremmo parlare di qualunque altra città, noi siamo in grado di dire anche ora per ora come si distribuisce la capacità di accesso dei cittadini ai servizi. Quello che dicevamo, noi abbiamo un grande vantaggio, quello di conoscere eh, le presenze grazie alla rete mobile, quindi noi questo lo mettiamo al servizio in modo anonimo, assolutamente privacy proof, lo mettiamo a disposizione del, dei sindaci, lo mettiamo a disposizione anche dei cittadini stessi, andando a leggere le presenze in quel momento, preciso le presenze sul territorio in quel momento. Eh, al, questo è un esempio per esempio della città. Di Genova, se non sbaglio, eh, altra città sulla quale stiamo facendo un grande progetto, peraltro un progetto integrato anche con un altro player di infrastrutturale molto importante in Italia, che è Aspi, quindi Autostrade per l'Italia. Eh, noi siamo in grado di dare presenza in tempo reale, ma siamo in grado di dire da dove sono arrivati coloro che sono presenti in questo momento all'interno della città, ma dove poi tendenzialmente vanno coloro che poi escono dalla città. Quindi una serie di informazioni a fini turistici, a fini economici infinite. L'ambiente, la protezione dell'ambiente, sappiamo, eh, le cronache tutti i giorni ci ricordano, io arrivo dalla... Padania. io sono un padano, uno di quelli che è abituato a respirare le polveri sottili come se non ci fosse un domani. Eh, no, oggi esistono tecnologie che permettono di misurare tutto questo sia usando sensori a terra, ma quello eravamo abbastanza abituati, ma usando i satelliti. Satelliti che ci permettono di monitorare non solo la qualità dell'aria, in questo caso, vedete qui a sinistra, in basso, abbiamo rappresentato un indicatore, adesso non, non mi fermo sui dettagli perché non finirei più, ma siamo in grado anche di monitorare sempre da satellite la qualità dell'acqua, quindi non abbiamo nemmeno bisogno di dover andare a fare i prelievi puntuali con le provette, ma semplicemente con le più moderne tecnologie satellitari. Noi abbiamo degli accordi con l'Agenzia Spaziale Italiana, con l'Agenzia Spaziale Europea, per poter trattare con le nostre reti neurali le, i dati che ci forniscono loro per assistere anche da questo punto di vista. Le superfici e territoriali, la capacità di capire e la quantità di clorofilla, quindi di verde presente, cioè potrei andare avanti ore a parlare, ma ovviamente tendo a uh, sintetizzare. La gestione, ahimè. A volte un po' sbagliando si ritiene che i gemelli digitali delle città siano semplicemente i rilievi 3D, non è così, il gemello digitale della città vuol dire l'analisi multisistemica della città, con il CNR stiamo lavorando proprio per realizzare sì delle rilevazioni 3D, i gemelli digitali in 3D delle città, ma dal punto di vista integrato, quindi vedendo questo come un elemento di base sul quale puoi fare altre attività eh, che sono per esempio proprio quello di andare a mo modellare dal punto di vista sempre della fluidodinamica il modo in cui si muovono le polveri all'interno della città o si muovono gli inquinanti all'interno della città quindi vuol dire arrivare fra poco a dire che in funzione di com'è il clima com'è il vento se Proprio ci devono essere delle polveri e in, in alcuni casi sarà inevitabile poter suggerire anche alle persone, immaginiamoci un domani una mamma che esce col passeggino, adesso dicono non uscite con i bambini sul passeggino, attenzione, va bene, non è che possiamo vietare i bambini di, di circolare, magari diamo informazioni su quali zone della città è meglio frequentare e quali strade è meglio fare, perché questi sono i modelli ai quali noi stiamo arrivando. Il turismo. Beh, lo dicevamo, lo diceva Elio, noi abbiamo tante cose da dire sul turismo, sia per le tecnologie che citava Elio che per le tecnologie legate alle reti mobili. Eh, noi abbiamo, siamo, la, siamo una nazione che potrebbe, io dico sempre, estremizzando, potrebbe vivere di turismo, eh, ma noi dobbiamo amministrarlo questo turismo. E noi forniamo tanti strumenti per poterlo amministrare. Eh, sicuramente i dati della rete mobile e più tutte le tecnologie che citava, che citava prima eh, Elio. Abbiamo un tema legato alla salute. Eh, noi abbiamo lavorato molto, per esempio, in epoca Covid. Eh, purtroppo eh, ci siamo dovuti occupare anche di quello. Abbiamo lavorato grazie appunto alle presenze, ai sistemi di rilevazione della distribuzione della popolazione. Abbiamo lavorato a modelli adesso non sto qui a raccontarvi nel dettaglio perché ripeto altrimenti non finirei più, eh, ma piattaforme di questo tipo possono aiutare, ci auguriamo mai più a gestire tragedie come quella del Covid, ma magari lavorare quello sì in modo preventivo. Stiamo facendo progetti, potrei citarne infiniti, ne cito uno sulla salute e nel, eh, nel Tarantino con la Casa delle Tecnologie Emergenti a Taranto, sapete Taranto è uno dei luoghi più feriti dal punto di vista della salute dei cittadini, per le note vicende non devo raccontare, bene, lì stiamo lavorando insieme all'ASL, insieme al Comune, per lavorare su modelli predittivi, quindi eh, tante cose che ci permettono di arrivare a poter dire che è difficile che una città non abbia bisogno di un sistema di questo tipo, qualunque siano gli aspetti che le caratterizzano. Ho finito, devo finire, più che ho, non avrei finito, ma devo finire, quindi io rilascio la parola ringraziandovi dell'attenzione, anche se non ho potuto farvi vedere dal vivo la piattaforma. Allora, Grazie mille Francesco eh, della presentazione. Eh, andiamo adesso all'introduzione della tavola rotonda che vede come attori Federica Battafarano, vice sindaco di Cerveteri e coordinatrice Anci Giovani Lazio e Michele Pianetta, vicepresidente Anci Piemonte con delega alle innovazioni e alle smart cities. Eh, andiamo eh, subito al dunque perché abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi cerchiamo di recuperare. Eh, partendo da Federica Battafarano, siamo appena rientrati dalla due giorni di Montecatini, che è stata appunto la tredicesima assemblea Anci Giovani e in cui con forza è emersa diciamo, la volontà di questi giovani amministratori di, eh, come dire, di portare all'attenzione di tutti il tema sia dell'accessibilità che della digitalizzazione. Ebbene, io vorrei chiederle, secondo la sua prospettiva, in che maniera le tecnologie digitali e quindi una partecipazione attiva in qualche modo della comunità possono contribuire a una gestione eh, della, della città. Allora, grazie Sabina, buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio ovviamente Anci, Stefano Logatelli, Team Enterprise, il dottor Schiavo, Gaetano Di Tondo per l'invito. Invito qui il sindaco Nardella a fare il silenzio, che è <ride> era appassionato. È molto era, era appassionato. dal al dibattito sull'innovazione. <ride> Ogni tanto lo devo riprendere. E Ringrazio sia Francesco Meneghetti che il dottor Elio Schiavo per l'introduzione sulle opportunità di Team Enterprise. Schiavo ha detto una cosa importante, che l'obiettivo centrale dei comuni è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Io penso che ci sia un obiettivo propedeutico a questo, che è quello di non lasciare indietro nessuno. Noi spesso quando amministriamo le città dimentichiamo... Delle tante barriere fisiche che spesso rischiano di lasciare indietro le persone con diverse abilità, che sono categorie protette e vulnerabili, di cui noi amministratori dobbiamo farci carico, e anche eh, delle persone che oggi sono in una fascia di età avanzata e quindi inevitabilmente il digital divide di cui parlavamo prima va superato anche prendendoci cura di loro che sono la fetta che oggi rischia maggiormente di essere tagliata fuori dall'innovazione tecnologica e dai processi di digitalizzazione. Quindi quello su cui diciamo in particolare come Comune di Cervederi ci siamo incentrati in questi anni di mandato è stato quello di applicare l'innovazione tecnologica ai beni culturali. Alla stregua di Firenze anche Cerveteri è un sito unesco con la più antica ed estesa necropoli etrusca del Mediterraneo e noi iniziamo ormai 16-17 anni fa un progetto multimediale con le teche parlanti sviluppato da Piero Angela. E oggi abbiamo eh, portato a compimento l'innovazione tecnologica nel sito UNESCO con la tecnologia EarCheo, che è una tecnologia che attraverso dei sistemi multimediali tattili prevede delle, dei modelli tridimensionali accompagnati da narrazioni audiovisive che sono state tradotte anche nella lingua dei segni e che consentono appunto la piena fruibilità del sito a tutte e a tutti, superando quindi le barriere fisiche che spesso ci sono e garantendo un turismo culturale. Senza barriere, che è stato diciamo uno dei primi obiettivi che un'amministrazione eh, che si dice sostenibile, efficiente e trasparente deve poter perseguire. Inoltre in questo periodo il sistema delle biblioteche del Lazio eh, ha vinto un importante finanziamento attraverso il PNRR che ha consentito di mettere in atto i processi di digitalizzazione e di facilitazione digitale delle biblioteche perché anche lì abbiamo un'utenza grande che fruisce del servizio che purtroppo rischia se non mettiamo in atto quei sistemi di mediazione e di facilitazione di essere... Tagliata fuori dal processo di innovazione digitale. Pertanto, il nostro, diciamo, il nostro bacino di utenza, che inevitabilmente essendo di transito tra Roma, l'aeroporto dell'Urbe e Civitavecchia, conta un grande numero di turisti, deve poter accogliere le persone non solo diciamo sviluppando un'idea di città a misura d'uomo, ma soprattutto sviluppando appunto quel concetto di smart city, di città intelligente, sostenibile che si fonda su un turismo culturale che oggi è quanto mai un turismo di prossimità, dato anche ovviamente dal boost di cui parlavamo prima della pandemia che ha facilitato il lavoro agile e che ha fatto tornare a casa Tante persone, tanti lavoratori che oggi possono godere della propria terra, delle proprie bellezze, del proprio patrimonio. L'Italia è l'esempio lampante di come si potrebbe e si dovrebbe vivere. Di turismo, un turismo storico, archeologico, culturale. E per valorizzarlo abbiamo bisogno non solo di tutto quel processo in, messo in atto dal PNRR che ha facilitato all'interno dei comuni la, di, la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica applicata ai beni culturali, ma abbiamo bisogno eh, del partenariato pubblico privato e ringrazio Team Enterprises per la lungimiranza delle azioni che sta ponendo in essere e che consentiranno alle nostre città di vincere. La sfida del futuro che è quanto mai presente e attuale. Grazie. Grazie Federica, è molto importante questo tuo eh, punto di attenzione rispetto all'esigenza di includere a 360 gradi. Quindi grazie eh, per l'intervento. Lascerei a questo punto. Eh, la parola a Michele Penetta, eh, che diciamo vicepresidente Anci Piemonte con delega all'innovazione Smart City, che ha un diciamo un contesto uh, dove si muove, che è quello piemontese caratterizzato da una numerosità di piccoli comuni. Quindi questo sicuramente è una sfida molto uh, importante in tal senso quindi gli chiederei nella uh, sua prospettiva di, di questi anni cosa è cambiato e quanta strada ancora c'è da fare rispetto a questa uh, realtà territoriale. Sì, Buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia ad Anci e a Timental Prize per, per l'invito, grazie eh, ai colleghi che sono intervenuti prima di me. Io parto da una considerazione che ha fatto Federica eh, parlando di coesione. Ecco, io credo che il vero tema sia quello di consentire che nessuno rimanga indietro sia in termini generazionali, in termini anagrafici che rispetto alle dimensioni dei comuni. Eh, do per letta la parte che ogni volta ripeto anche un po' al, all'esagerazione. Piemonte, prima regione italiana per Punicino. Sotti mille abitanti, quindi osservatorio privilegiato su tutte quelle mancanze. Che per ricollegarmi a una considerazione che faceva il dottor Schiavo in apertura, il nostro problema non è capire all'interno di una grande città quale dei cinque ospedali ha meno code, ma il vero tema è capire laddove all'interno di 50 km di diametro ci sia un ospedale disponibile. E quindi la, la difficoltà è quella di individuare una prospettiva tale per cui questi servizi, che sono servizi vitali come Vitale e superare il Digital Divide, siano giustamente applicati e applicabili anche alle realtà più piccole. Eh, faccio un ragionamento che è un ragionamento molto eh, territoriale, ma anche di prospettiva rispetto alla dimensione dei piccoli comuni. I temi che prima si ponevano, mi sono segnato sensoristica, rifiuti, energia, sono davvero trasversali sia al piccolo comune che al grande comune. Qual è, secondo me, il nodo? Qual è il tema su cui bisogna insistere? Il tema delle competenze, perché noi nei piccoli comuni, più che in altre situazioni... Ci troviamo di fronte a un sistema infrastrutturale che è quello della banda ultralarga. Anche qui non entro nel merito dei ritardi che ahimè hanno condizionato il piano, ma il vero tema è che la banda ultralarga, laddove arriva sui territori, è difficile abilitarla perché non se ne sente la necessità. E quindi io credo che si debba lavorare via più, eh, e, e lo dico con particolare piacere nel momento in cui arriva il nostro Presidente nazionale, per far sì che le competenze digitali dei piccoli comuni vengano considerate altrettanto importanti nella realtà sotto i 1000 abitanti come in quella grande. Chiudo davvero con un accenno. Eh, quando Canaletto usava la camera ottica e lo faceva a differenza di altri, non andando a ricalcare, lo faceva perché capiva l'utilità dello strumento della camera ottica. Per mutuare il paragone, noi dobbiamo far sì che i nostri comuni, anche i piccoli comuni, comprendano l'importanza del digitale come fattore abilitante. Quindi si rendano conto che i dati sono vitali, si rendano conto che questo partenariato pubblico privato, io credo che Tim stia facendo un'azione straordinaria nell'andare a toccare tutte le porte dei nostri territori. Ecco, io credo che sia importante che i piccoli comuni salgano a bordo, lo facciano utilizzando lo strumento del PPP, ma lo facciano soprattutto rendendosi conto che questa partita. Non è una partita che riguarda il futuro dei territori, ma riguarda davvero il presente di ognuno di noi. Grazie. Grazie a Michele Pianetta per averci dato un focus su quella che è appunto l'esigenza dei piccoli comuni e andiamo a questo punto alle conclusioni con il padrone di casa, il presidente di Anci, nonché ovviamente sindaco di Bari, Antonio De Caro. Grazie. Grazie, per anni abbiamo misurato le, le, la crescita delle città in chilometri, non so, di, di, di linee ferrate, di strade, di, in metri quadri di superficie a verde, eh, chilometri di piste ciclabili, numero di autobus, eh, oggi credo che ci sia un parametro più importante di tutti che è l'estensione della rete, l'utilizzo dell'information technology dell'innovazione tecnologica all'interno delle nostre città ho iniziato a fare il sindaco dieci anni fa ho quasi terminato mancano pochi mesi è cambiato completamente l'approccio all'innovazione tecnologica e l'utilizzo dell'innovazione tecnologica al servizio dei cittadini penso a, al trasporto pubblico oggi è possibile acquistare un biglietto utilizzando un telefono vedere il tempo di attesa in una fermata col telefono prima dovevi utilizzare o la tabella fissa oppure qualcuno come me, boh, forse 15 anni fa quando facevo l'assessore dei trasporti aveva provato a utilizzare quelle che si chiamavano le paline intelligenti, come se ci fossero paline invece poco intelligenti, erano quelle paline che eh, misuravano la distanza dell'autobus attraverso il sistema di georeferenziazione. È cambiato il mondo dei servizi che vengono offerti ai cittadini, molti di noi hanno cominciato a introdurre già diversi anni fa. I servizi anagrafici, che sono poi il front office, lo sportello più frequentato del, dei nostri comuni, delle nostre comunità. Eh, prima bisognava andare necessariamente in ufficio, quando molti di noi hanno introdotto un sistema digitale, la possibilità di poter stampare un certificato anagrafico, un certificato urbanistico. Nei nostri comuni, io lanciai uno slogan: è molto meglio usare il digitale che avere un cugino al comune, perché prima per arrivare prima a ottenere una certificazione anagrafica dovevi avere un parente che lavorava all'anagrafe, che magari ti evitava di fare la coda, di lasciare ore di, di lavoro a chiedere il permesso. È cambiata la vita dei nostri concittadini grazie all'utilizzo dell'innovazione tecnologica, della rete, della superfibra. Dieci anni fa ero una delle quattro città italiane, la mia città, la città di Bari, che aveva la possibilità di introdurre quella che si chiamava Superfibra eh, 100 volte più veloce rispetto a quella normale, oggi è diventata, diciamo, patrimonio di buona parte delle, dei territori del nostro paese, non dappertutto. Queste cose le ho volute raccontare. Per spiegare che poi nella vita reale, nei servizi che fanno i nostri concittadini, l'utilizzo del digitale, dell'innovazione tecnologica è fondamentale per migliorare poi le condizioni di vita delle nostre comunità. Ringrazio Tim per questo tour che abbiamo fatto insieme, che ci ha fatto vedere anche un'Italia diciamo in, in chiaro in scuro nel senso che la situazione non è uguale in tutti i territori ci sono territori delle aree interne piccoli comuni delle aree interne piccoli comuni delle aree montane anche del nord Italia alcuni comuni del profondo sud dove siamo ancora in situazioni di difficoltà l'utilizzo delle risorse del PNRR solo sulla digitalizzazione ci sono 2 miliardi e 900 milioni di euro che sono stati messi a disposizione per passare al cloud per passare a, a offrire dei servizi digitali più immediati ai nostri concittadini, lo stiamo facendo tutti, credo che sia stata eh, quella misura, è stata la misura dove c'è stato il maggior tasso di spesa, la maggiore percentuale di spesa, è stata la prima spesa che abbiamo fatto oggi, Torno da, sono arrivato tardi perché ho finito una riunione alla Sala Verde a Palazzo Chigi col Ministro Fitto che ci diceva di 46 miliardi di euro già spesi, nel nostro paese probabilmente sono di più, saranno circa 60 perché una parte non è ancora rendicontata sul sistema Regis. è Un pezzo importante di quella, di quella rendicontazione è eh, l'attività fatta dai comuni in questi primi mesi. È, è una delle prime attività che abbiamo potuto rendicontare che ci rendeva orgogliosi, era proprio la parte sulla digitalizzazione, cioè siamo andati all'inizio di questa avventura del PNRR con il petto in fuori a dire <ride> allo Stato guardate che i comuni stanno facendo la loro parte e una buona parte della prima spesa era proprio la spesa sulla digitalizzazione. Il percorso credo sia ancora lungo, però avendo a fianco anche partner come voi avremo la possibilità nei prossimi anni di guardare con più fiducia al futuro delle nostre comunità. Grazie per questa attività che abbiamo fatto in questi mesi. Grazie a tutti.